eccomi qua con un nuovo video dedicato ad una cosa che mi piace davvero molto. Non so se mi avete seguito ultimamente e avete visto che ho conosciuto una simpatica ragazza, giovanissima, no, in realtà, perché più o meno siamo coetanee, che è Francesca di Idea Gioconda. L'ho contattata perché guardando nel sito poi ho scoperto, vabbè, che non abitiamo neanche poi tanto lontane, siccome mi piace conoscere le persone, ho detto, ma sì, dai, perché non ci incontriamo? E ha delle cose davvero molto molto belle nel suo catalogo. E, se volete acquistare le sue cose, come questa che vi faccio vedere adesso, ma alcune altre cose che vi ho già mostrato, e vi conviene scriverle anche un SMS su WhatsApp o una mail, come siete più comode, e chiedere qual è il rivenditore più vicino a voi, che sia un rivenditore fisico o anche un rivenditore online. Ecco, oggi vi faccio vedere questi teletti. Allora, tempo fa, forse uno dei miei primissimi video, avevo fatto appunto un video sullo Swaddle, cioè sul metodo che si utilizza soprattutto in America, ma che ho utilizzato anch'io, per fasciare i neonati quando sono appena nati. Questo metodo da me è stato molto utilizzato con veramente eccellenti risultati. Se volete andare a guardare, cercate Swaddle, Harvey Karp, quello che è, troverete il mio video, ne troverete 100.000 altri, però andate a guardarlo, è un modo per ripassare questa cosa che comunque veramente in cui io credo molto. Come fasciare i bambini? Perché il problema è quello, in realtà voi potreste anche provare con un qualsiasi tipo di lenzuolino. Io avevo utilizzato all'epoca i lenzuolini Aden e Anahi, e Anais, non so come si dica, che mi erano stati portati dall'America e mi ero trovata bene. Il problema di questi lenzuolini è che comunque tendono a consumarsi molto facilmente, soprattutto per il fatto che usandolo spesso lavavo, asciugavo, quindi lo buttavo in asciugatrice in allegria e quindi si è consumato, diciamo, in maniera abbastanza veloce. Però comunque ammetto che ho sempre sostenuto che sono un prodotto molto valido. Cercando però un'alternativa, perché comunque anche qui in Italia questi lenzuolini sono arrivati da poco, ho visto che Francesca ha in catalogo questi teletti di questa marca, eccola qua, Muslins, non so come si dica, Francesca mi perdonerà, e mi sono piaciuti davvero tanto perché avendo avuto modo di toccarli mi sono resa conto della differenza. Sono in mussola di cotone sempre al 100% e hanno due misure, quindi anche questa è una cosa che mi è piaciuta molto. Il primo è questo, diciamo, un 70x70. Ricordano molto, non so se voi avete le vostre mamme che vi possono raccontare, e vabbè, io ho 37 anni, quindi di quando ero piccola io i pannolini non c'erano, c'erano i ciripà. E mia mamma, ricordo, che gira con questi teletti ogni tanto, tipo magari quando i miei bambini si fanno male per mettere il ghiaccio all'interno, li mette i miei vecchi pannolini che lei chiaramente conserva, io non ho più niente, una volta si conservava tutto. Ecco, ricorda un po' quella stoffa, tant'è che questi panni, oltre a essere usati per lo Swaddle, a me sono piaciuti per quello, perché io cercavo un'alternativa da farvi vedere. Si possono usare anche come interno dei pannolini lavabili, perché è un tessuto in cotone, è un tessuto che non irrita la pelle, è morbidissimo e super super assorbente, tant'è che hanno fatto anche il bavaglino. Il bavaglino non è plastificato, questa è anche una cosa che mi è piaciuta molto. Ricordo che Livia, che spesso rigurgitava, gli mettevo i bavaglini con la plastica sotto per evitare che chiaramente si sporcasse tutto quello che indossava. Questi bavaglini invece, vedete come sono fatti? Sono totalmente in mussola di cotone, in doppio strato, quindi comunque assorbe ancora di più. Ha due bottoncini comodissimi di due misure. Ci sono anche di altre fantasie, quindi da maschietto, da femminuccia. Idem sia per il telo, che quindi appunto vi stavo dicendo le misure, questo qua è il 70x70, ma esiste anche più grande, mi pare sia un 120, l'ho misurato prima con un righello, mi pare sia 120, comunque bello grande. Allora, cosa ci fate con questi teletti? Voi dite, vabbè, io li compro, spendo, lo Swaddle dura quei 3 mesi, 2 mesi e mezzo, così, ma poi cosa me ne faccio? Allora, sono dei teletti comodissimi, multiuso, vi do qualche dritta.
seggiolino auto. I miei figli, quando li mettete nel seggiolino auto, era estate, sudavano tantissimo in questo punto. Per cui mia mamma mi aveva dato questi teletti per non farli sudare, non questi, ma appunto i vecchi pannolini, per non fargli sudare la testina. Idem per rigurgito. Quindi magari avete il bambino, lo state allattando, sudate, oppure magari vi volete riparare la maglia dal rigurgito, quindi lo potete mettere sulla spalla. O come tendina anche per coprire il sole, quei inutili ombrellini da passeggino che ogni volta che lo andate a mettere non sapete mai da dove il sole, gli va a finire sempre il raggio di sole nell'occhio. Io usavo quegli altri che avevo e li mettevo sopra il passeggino. Idem con questi, cioè sostanzialmente mille usi. Andate da qualche parte, dovete cambiare il bambino, volete un teletto pulito, occupa poco spazio, lo mettete sul fasciatoio, sotto il bimbo e cambiate il bambino. Io ve li consiglio, sono strautili. Stavo pensando se potevo magari usarli anch'io per i miei figli, ma ormai sono decisamente grandi. Ah, un altro modo in cui potete usarli è anche per riparare, per esempio, il bimbo. Sapete quando si mette la giacca che rimane sempre quel triangolo aperto, no? Io mi ricordo che a Livia glielo mettevo leggermente attorno alla gola, non arrotolato, ma così qua attorno, e gli coprivo questo buco. Tra l'altro, lei si era anche affezionata ai suoi lenzuolini e quindi le piaceva metterselo anche proprio davanti alla faccia, strusciarselo un pochino. Ecco, mi dispiace veramente quando faccio i video non riesco a trasferirvi il tatto, è la cosa che più mi manca. Riesco a farvi vedere i colori, riesco a farvi magari a descrivervi le cose, però il tatto, ecco, quello purtroppo non ve lo posso passare. Vi assicuro che sono veramente morbidissimi e vi renderete conto toccandoli, e soprattutto dopo il primo lavaggio, questo qui è stato lavato, che sono così morbidi che, cioè, piacciono a noi adulti, figuriamoci se non piacciono ai bambini che insomma vivono di sensazioni. Spero di avervi dato un'idea utile. Nella descrizione del video trovate come sempre i riferimenti di Francesca, perché vi ripeto, io conosco lei, ma non ha un negozio fisico, quindi vi rimanderà ad un negozio fisico o comunque online dove acquistarli. Ciao ciao!